Ciao a tutti, bentornati qui nella seconda tier list che facciamo su questo canale. Oggi tema Valorant, ho trovato quella con i personaggini aggiornati, quindi direi di fare questa. L'avevo già fatta 2 anni fa, se non sbaglio, però vai. Nuovi personaggi dopo 2 anni, rifacciamola. E direi qua di toglierne uno, non credo serva così tanti. Allora, direi di mettere Puzza come ultimo livello. Se proprio devo, al penultimo, poi mettiamo qua, ok. Nel senso che mi piace giocarli e i miei top. Ci scriviamo semplicemente top. E direi di partire con il primo, che mi spiace dirlo a me, non piace per niente. Non mi trovo bene a usarlo, quindi ti metto in puzza. Cioè, nel senso che preferisco non usarlo mai. Ah, e tra l'altro non vi dico i nomi perché non me li ricordo per niente. Allora, passiamo da lui. Non mi dispiace in realtà lui, quindi te lo metto in ok. Mi piace veramente figo, puoi entrare nelle basi, diciamo, molto facilmente. C'hai danni, flash, stordimento, è veramente tutto con lui. E idem lui, però li reputo molto simili loro due. Ma lui è tipo un livello superiore, c'ha la ulti che è veramente cazzottissima, veramente tra le più forti che ci siano. Quindi si merita la top subito. Ok, il cecchino in realtà non mi fa tanto impazzire, ti dico se proprio devo. Dai, Cyber tutto di fila, loro due. Non mi piacciono. Tutto qua. Cyber è molto utile per la difesa, ma se devo sceglierne uno per la difesa, scelgo lei. È 3 volte più forte, ha le abilità 3 volte più forti. L'unica cosa carina è che ha l'abilità che ti dice dove siano i nemici e basta. Ok, uno dei tre nuovi, che io i nuovi considero 1, 2 e 3. La sua E è veramente figa, quindi te lo metto in ok. Perché il fatto che abbia la E che blocca interamente una zona e la ulti molto forte comunque non è male. Ok, Fade se non sbaglio si chiama, questa la metto in puzza, non mi piace. Scusate ragazzi, non mi piace per niente. Non mi trovo bene, non la reputo forte di abilità e quindi si merita questa posizione qua. Oh, passiamo a uno dei miei preferiti. In realtà, quando lo vedo giocare agli altri non mi piaceva. L'ho iniziato a giocare io e devo dire che è veramente figo. Per l'abilità che può piazzare e disinnescare le spike, è una delle cose più fighe che ci siano, quindi si merita la top subito. Anche la ulti che stordisce toglie direttamente la possibilità di sparare ai nemici, molto figo. Quello dell'acqua te lo metto ok, non mi piace, non mi fa impazzire, però mi ci trovo bene comunque. Quella dell'aria te la metto in se proprio devo, non mi piace più di tanto. Sarà che io sono un po' scarso con alcuni campioni, credo si sia capito, però non mi fa impazzire. Anche lui non mi gusta più di tanto. Ha di molto forte la E che ti dice dove sono i nemici se la lanci. Cioè ti dice quanti nemici ci sono in zona, ma solo quello. Lei si merita il top di sicuro. Anche solo il fatto che abbia la torretta che spara in automatico è fighissimo. Quando fai la kill solo di torretta è una delle cose più soddisfacenti che ci siano. Poi, quella elettrica, se non sbaglio, te la metti in se proprio devo. Non mi fa impazzire, te la metto allo stesso livello suo. Omen, se non sbaglio. Omen, se proprio devo, non mi fa impazzire. La ulti è molto facile da battere in realtà. Ti teletrasporti dietro ai nemici, ma se ce n'è uno un pochino sveglio, sente il rumore e ti va a far fuori subito. Anche lui è al top, la sua ulti fighissima. Il fatto che puoi andare e tentare di fare tutte le full lì che vuoi e tanto te le spawni dietro, molto figo. Vabbè, Raze è subito al top, anzi la mia preferita in assoluto. Già solo che può fare danni con 3 abilità, anzi 4 abilità su 4, molta roba. Anche lane, se proprio devo, non mi piace, non mi fa impazzire. Ok, lei mi piace, ok. Il fatto che anche può resuscitare una persona ogni tot turni, ci deve essere praticamente in tutte le partite. Se non c'è, si sente la mancanza, secondo me. Lei te la metto in se proprio devo, non mi fa impazzire le sue abilità in generale. Lui te lo metto in ok, molto figo anche alla E e alla Q con l'arco, mi piace. Se proprio devo e se proprio devo, non mi piacciono più di tanto loro. Quindi in puzza solamente in due, che proprio non giocherei mai. Ma sì, io ti sposto anche lui in puzza, dai. Per fargli compagnia, per non farli sentire troppo soli. La mia top, cioè quelli che cerco di giocarci praticamente sempre, essendo in 5 posso sempre giocarli. Ok, vuol dire che quelli che gioco magari quando voglio cambiare un attimo campione, voglio un attimo cambiare tipologia di gioco. Se proprio devo, se finiscono tutti questi per qualche motivo mistico, scelgo loro.
E puzza sono quelli che non gioco mai perché non mi gustano per niente. Anche sta toppa è finita, scrivetemi nei commenti la prossima da fare. Vi ringrazio per l'attenzione e ciao a tutti ragazzi.